Il collegio del Centro-Sud ha invitato l'avvocato Marra, che è un avvocato molto famoso su internet per aver affrontato il problema del signoraggio bancario. E volevo sapere se avete intenzione a livello politico di riprendere in mano la sovranità monetaria. Abbiamo dato la possibilità a un'espressione importante, anche a una tesi ardita come quella che Marra sostiene, di farsi conoscere in campagna elettorale. Nelle nostre liste ci deve essere un grande fattore di libertà e Marra concorre al pluralismo in modo importante di queste nostre liste. Quindi per quanto riguarda il problema del signoraggio, cosa può dire? Che ci sia questa candidatura è il segno che questo tema ha voce in capitolo nella campagna elettorale. Allora, Presidente, quando noi parliamo di Equitalia parliamo soprattutto di tasse. E sembra quasi una cosa ineluttabile la tassazione del popolo verso lo Stato, in quanto le persone pensano che attraverso la tassazione questi soldi che tornano allo Stato italiano servono per pagare i dipendenti pubblici, le infrastrutture, la ricerca, la sanità, eccetera, eccetera. In realtà pochi sanno che le tasse non dovrebbero servire assolutamente a nulla, in quanto uno Stato che ha la propria sovranità monetaria può stampare quando vuole i soldi senza bisogno che poi una parte di questi soldi che stampa gli ritornino indietro sotto forma di tassazioni. Ora, il nostro Stato, così come tutti gli Stati europei, non hanno più in mano la sovranità monetaria, ovvero la funzione di poter stampare i soldi a secondo le esigenze per cui ci servirebbero. E dal trattato di Maastricht, col trattato di Lisbona, ci hanno tolto la sovranità monetaria agli interi stati europei, così come avviene anche in America, per cui i nostri stati devono stampare attraverso il Ministero del Tesoro titoli di Stato in cambio dei soldi che le banche centrali stampano a costo zero, generando un debito verso queste banche centrali di circa 80 miliardi l'anno, debito inestinguibile, in quanto poi questo surplus di interessi che dobbiamo alle banche centrali non è presente poi nella massa monetaria. Questo truffa del debito pubblico si chiama signoraggio monetario. Può dirci qualcosa in proposito? Ma ha fatto una esposizione così chiara e lunga che io condivido al 100%. Se noi avessimo questa soluzione già risolta, avremmo risolto il 90% dei problemi dell'Italia e dell'Europa. E naturalmente bisogna vedere chi ha il vantaggio a creare questa cupola finanziaria, chi ha il vantaggio a stampare i soldi sottraendoli alla gente. Perché è chiaro che il denaro è servito e serve in questo tipo di economia solo per favorire gli scambi per la gente. Io non ti posso dare un pollo e tu mi dai una gallina o mi dai un cacciavite o mi dai un'altra cosa. Per cui, ma il denaro è un servizio. Il denaro è diventato un potere in mano a pochissime persone che lo manovrano e noi ne siamo schiavi. Il movimento per la gente è nato anche per questo, per cui fra i cambiamenti che noi proponiamo nella società è proprio anche togliere il signoraggio e che la stampa della moneta deve essere di proprietà della nazione, per cui ci deve essere una ricchezza che è quella la ricchezza privata e la ricchezza dello Stato, che è la ricchezza finanziaria. E lo Stato per tutte le sue spese non può non emettere più soldi di quelli che incassa per le tasse, altrimenti se lui incassa più tasse dei soldi che emette impoverisce la società civile, per cui c'è la recessione. Sono dei problemi di non difficile comprensione, magari per la gente comune, però tutte le altre sfere dei comandi le sanno queste cose qui. È qualcosa di inverosimile, però è anche un potere molto molto forte, che voi sapete a chi starà in mano, e dalla gente che ce l'ha in mano da parecchio tempo, e non lo vuole mollare, perché così ha il dominio in questo momento dell'Europa, ha il dominio dell'America del Nord. Gli Stati Uniti d'America, ha il dominio di tutta l'economia mondiale. Però io sono anche molto 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 contrario all'economia mondiale come è stata sviluppata negli ultimi decenni, negli ultimi 50 anni, e penso che la Terra,
l'Italia anche, che fa parte della terra, l'Europa, deve cambiare modello economico. Penso che l'antico modello liberal finanziario sul libero mercato sia fallito come è fallito il comunismo. Penso che ci vuole una nuova era, e noi abbiamo fatto il movimento per la gente proprio questo, dove nella nuova era è la gente protagonista, i problemi sul tappeto sono quelli della gente, e la gente non deve combattere uno contro l'altro come ci hanno insegnato con le guerre e con altre cose, ma deve collaborare e cooperare tutti insieme. Siamo 7 miliardi e mezzo di cellule su questo pianeta, se tutti i 7 miliardi e mezzo collaboriamo insieme non ci sarà nessuno che patisce la fame, non ci sarà nessuno senza lavoro. È un mio sogno, però bisogna incominciare. Il movimento per la gente comincia da questa base filosofica per creare qualcosa di nuovo. In realtà pochi sanno che la nostra zecca tipografica stampa le monete metalliche, mentre le monete di carta, che costano 30 centesimi per il costo di un biglietto da 5 a 500 euro, poi ci vengono prestati al valore nominale, ovvero non i 30 centesimi del valore intrinseco della carta più la stampa, ma al valore di facciata dei 5 o dei 500 euro, indebitando gli interi stati. Quindi l'unica soluzione, il movimento della gente si ripropone anche di uscire fuori dall'euro e di riprendere la sovranità monetaria per debellare questa oligarchia bancaria a cui siamo andati incontro. Ma noi abbiamo sabato prossimo in Sicilia una riunione molto importante, una presentazione alla stampa di un movimento nuovo per la Sicilia, che è fatto dal sindaco di Ragusa, dal sindaco di Agrigento, da tanti politici che sono usciti dalla politica normale, hanno fatto dei movimenti civici, dei movimenti per la gente, fanno un nuovo partito, e se riusciranno a prendere la regione io li appoggerò. Nello statuto della Sicilia c'è scritto che la Sicilia può battere moneta. Se prendiamo la regione cominceremo a battere moneta di lì come esempio, perché sicuramente è il primo passo. Se noi battiamo moneta spariscono tutti i debiti, sparisce tutta la povertà della gente, si ricrea il lavoro e si ricrea una nuova economia che è basata solo per la gente. In realtà volevo rubarle gli ultimi due minuti per spiegare una cosa alla gente. Il centro-sinistra ha truffato le famiglie italiane facendo questo discorso, dicendo che lo Stato deve essere come una famiglia, che deve sempre risparmiare un po' e non spendere più di quello che ha. E in realtà questo non è vero, perché uno Stato che può stampare la moneta ne può stampare quanta vuole. Il problema è che loro dicono, gli economisti, che se noi stampassimo la moneta ne stamperemo più di quella che serve, creando inflazione. Non è assolutamente vero, perché in questo caso siamo in una rarefazione monetaria, manca la moneta per mandare avanti l'economia di questo Stato, per cui sono aumentate le tassazioni e quindi ci ritroviamo con imprese che non ce la fanno più, costrette a poi licenziare, si crea disoccupazione e aumentano sempre più gli ammortizzatori sociali, mentre se noi prenderemo in mano la stampa del denaro, con questa massa monetaria, che cosa succederebbe? L'inflazione si autolivellerebbe automaticamente, in quanto le imprese assumerebbero più persone, venderebbero di più, diminuirebbero gli ammortizzatori sociali e usciremmo fuori da tutta questa grande truffa che ci è stata fatta. Le voglio chiedere una cosa, Presidente. Sarebbe possibile, vorremmo fare un libro che tratta di questo argomento, che lei ci dedicasse un piccolo capitolo raccontando la sua esperienza personale? Come no, molto volentieri, anche se le voglio precisare che non è il centro-sinistra, è tutta la politica che ha dato in mano alle banche la stampa delle monete, perché Berlusconi non è che quando è stato su l'ha tirata via, non ne ha il coraggio. Per cui è Tremonti anche, no? Per cui è tutta la politica che ha fatto questo, ma non l'ha fatto solo in Italia, lo fa anche in tutta Europa, no? Hanno dato alla Banca Centrale Europea questo potere. Lei, quello che ha detto è vero, è una parte del problema. L'altra parte grossa del problema è che la gente deve capire che si deve mettere davvero tutti insieme di creare un'unica famiglia per risolvere i problemi. Oltre al problema del denaro, anche il problema di stare a lavorare e combattere tutti insieme. Certo, noi sappiamo bene che le finte contrapposizioni tra centrodestra e centrosinistra servono e serviranno come sempre solamente a depistarci dalla truffa del debito pubblico, che non ha ragione, e a metterci gli uni contro gli altri. La ringrazio, Presidente. Salve. Buona giornata.